Benvenuti in questo nuovissimo video dove andiamo a truccarci insieme con cose nuove e cose vecchie. Con cose nuove andiamo a mettere, io non ho mai provata questa cipria matte di Rimmel. Stay matte. Come ombretti andiamo a usare questi qui di Debbie, che vi ho fatto vedere l'altra volta nelle nuove compere che avevo fatto, di questo colore qua, di questi colori qua. Poi di nuovo che cosa abbiamo? Ah, voglio provare insieme a voi questo primer per dare volume alle ciglia. È bianco ed è di Essence. È fatto così. Allora, cosa dire? Cominciamo con il trucco. Cominciamo con il fondotinta, questo qui, Sati 16 ore di Essence, All Day 16 ore di Essence. Ne vado a mettere un po' nella mia mano, l'ho quasi finito, ma me ne serve pochissimo, giusto così. Poi col dito lo vado a mettere sul mio viso, così, scaldarlo. Oggi per mettere il fondotinta userò il pennello. Vado a mettere su tutto il mio viso. Ho già fatto la mia skin care prima, eh. Prendo anche l'eccesso che mi è rimasto nella mano. Ecco questo. Poi vado a prendere il correttore, metto sempre questo qui di Astra Long Eye Stay di Astra. Long Stay di Astra. E lo metto sempre qui all'inizio del mio occhio con un pennello del genere. Così. Ok. Questo è un correttore aranciato con cui io vado a cancellare la mia occhiaia più profonda. Poi vado a metterci questo sempre di Astra Long Stay correttore più chiaro, che lo vado a mettere nelle zone che voglio andare a schiarire, cioè qua, qua, qua. Lo metto anche qua, che va a schiarire la parte del contouring. Qui, qui, sopra l'occhio lo metto per usarlo come primer per i miei ombretti, e lo rimetto anche qua. Poi, prima di questo, vado a prendere il contouring di Essence, questo qua, scusate, è molto usato, lo vedete? Lo vado a mettere con un pennello del genere in modo da tirare su il mio zigomo. Io vado a metterli tutti e due insieme, a mischiarli
perché per me quello scuro è un po' troppo scuro e lo vado a mettere nella zona alta del mio viso, sotto l'osso dello zigomo. Lo vado a rialzare. Così e poi anche qua, sotto la goletta. Così. Ok. Stesso lavoro lo faccio nel lato opposto. Vado sotto lo zigomo, un po' nella fronte qua, nella tempia, e sotto la goletta. Lo faccio fino a quando non piace a me. Vedete che effetto scavato che dà? Adesso vado a tamponare, a sfumare le zone più chiare. Questa qui del naso, qua e qua. E anche nell'occhio. E vedete come cambia lo zigomo? Tanto, eh? Sì, tanto. Prima di finire il mio make-up, scusate, voglio andare a mettere il balsamo labbra. Questo qui, sempre, che me le ammorbidisce prima di andare a mettere il nostro gloss che metteremo dopo e la nostra matita. Ecco. Adesso faccio le sopracciglia con questo mascara di Astra che mi piace veramente tanto. Uso solamente questo per non andare a accentuarle troppo, diciamo. Ok. Mi piace tanto questo mascara di Astra per le sopracciglia perché ha uno scovolino abbastanza fino e non ti va a macchiare tanto. Cioè, altri scovolini più grossi vanno, ti permette. Questo è uno scovolino che ti permette di essere preciso, ecco. Di dare precisione. Poi, se vuoi andare a aggiungere la matita, lo fai, se no, altrimenti io lo lascio anche così. Adesso vado a mettere la cipria, questa qui di Rimmel Stay Matte, e la metto con lo stesso pennello che ho usato prima per mettere il correttore. È molto setosa. Non l'ho mai provata. Proviamola. Per me è una news. Proviamola, la tamponiamo qua. La metto solo nelle zone più interessate, cioè quelle che mi si lucidano di più, la zona T praticamente. Diciamo che non è polverosa, quindi vediamo un po' come si comporterà con le pieghette col correttore nelle pieghette. Vediamo. Potrebbe essere una novità, guardate un po'.
me, Non ha odori particolari. No. Ecco. Così è così. Poi continuiamo. Vado a mettere questo qui, che praticamente sì, lo puoi mettere sia sulle labbra che sulle guance, ma io l'ho sempre solo messo sulle guance, e vado a mettere questo blush di Astra, che mi piace tantissimo. Lo vado a mettere con questo pennello qua. Ne prendo un po' così e lo vado a mettere qua, perché è molto pigmentato, quindi a me piace tanto, fa molto molto colore, lo vedete? Quindi va messo veramente poco. Ecco qua, non l'ho preso quasi per niente. E bisogna fare veramente tanto lavoro qui, sfumare veramente tanto, perché è veramente veramente pigmentato, ragazzi. Ecco, io adesso sopra ci vado un po' anche con il fondotinta, col pennello del fondotinta, per mandare via l'eccesso, naturalmente sfumare bene l'eccesso di questo blush. Poi, per fissarlo sopra, vado a metterci anche un blush in polvere, perché altrimenti, se non ci mettiamo il blush in polvere, non serve a niente. E vado a mettere sempre questo qui di Astra, che mi si è rotta la confezione, ma è questo. Ci ho fatto il buco, ragazzi. Pensate quanto l'ho usato. Lo vado a mettere direttamente qua, così. A me il blush piace, quindi ne metto anche parecchio, eh. Ok, vado a mettere adesso gli ombretti. Andiamo gli ombretti. Cominciamo a fare un lavoro con questi ombretti, mamma mia. Non lo so se sono se spolverano oppure no, se sono molto polverosi. Non lo so sinceramente, ma mi piacciono veramente tanto, soprattutto questi tre, mi incuriosiscono. Io comincerei da questo e farei questo trio qua. Dunque, prendiamo un pennello come questo, faccio uno smoky proprio con questo azzurro. Sì, guardate, mi piace tanto questo blu. Sì. Sì, sono spolverosi, spolverano un po'. Però diciamo che non sono come quelli della settimana scorsa, si lavorano bene, o almeno fino adesso questo lo sto lavorando bene. Rimango un po' più alta. Poi vado a prendere, no, continuiamo a fare l'altro occhio. Veramente. Sì, spolverano meno di quelli dell'altra volta, quindi già per me è un lato positivo. Spolverano meno di quelli di Catrice. Sì, questo lo posso constatare. Sì.
Bello, mi piace, non li avevo ancora provati, sono sincera, questa è la prima impressione, non li avevo ancora provati. E già il primo colore mi piace, quindi già lo provo. Vado avanti, ecco, vado a prendere il secondo colore, purtroppo non hanno nomi. Altrimenti ve le chiamerei per nome, ma non hanno nomi. Cerco di stare un po' più alta per fare in modo che anche nella parte alta di alzare il mio sguardo. Molto belli, molto, molto belli. Insieme, insieme sì, sono molto, molto belli. Vado nell'altro occhio, sempre con lo stesso colore, che è questo qua. Ecco, come vi ho detto, cerco di stare alta. Ma sono veramente molto, molto belli. Sì. Sto facendo un po' di là e un po' di qua. Ma sono, guarda, per me già sarebbe abbastanza. Però andiamo a mettere anche quello scuro. Magari lo mettiamo un po'. Possiamo fare, vediamo un po' se possiamo fare una specie di eyeliner con quello scuro. Che dite? Ci proviamo con questo pennello. A forma di sbiego, insomma. Proviamo un po'. Vediamo, vediamo, vediamo. Vediamo, vediamo. Eh sì, assolutamente sì. Sì. Con questo lo andiamo a mettere così per allungare l'occhio. E lo mettiamo anche sotto. Sì. Allunghiamo l'occhio. Vedete? Ma è bellissimo messo così, ragazzi, non me lo aspettavo. Vado a mettere un po' di questo eccesso per, ma non me lo aspettavo così. No, non me lo aspettavo, veramente, veramente bello. Lo metto anche dall'altra parte, fra niente. È bellissimo. Ecco, non verrà sicuramente uguale, perché non vengono mai uguali. Infatti non è venuto uguale. Ma è veramente bello, bello. Cerchiamo di stare attaccati alle ciglia. Beh, non è venuto proprio uguale, uguale, eh? Però bello. Sì, molto belli. Assolutamente. E anche qua vado a fare questa cosa qua. Mi guardo un po'. Sì, sono un po' diversi, eh. Questo qua mi piace molto di meno. E lo voglio accentuare di più. Ma non so come fare. Vabbè.
Sentiamo adesso, vabbè, meglio di così non riesco proprio a capire. Andiamo a mettere il mascara. Allora, come mascara metto questo qui di Catrice. Da una parte metterò il primer, cioè di qua, e di qua no. Vediamo la differenza. Mettiamo il primer. Vedete, ragazze? Ok, dopo aver messo il primer, mettiamo il mascara. E vediamo. Dobbiamo coprire anche tutto il bianco. Beh, ragazzi, sotto non lo metto perché sennò verrebbero ciglia enormi. E adesso vado dall'altra parte senza primer. Differenza c'è, si vede. È tanta. Lo metto anche sotto. Anche di qua. E lo metto un po' sotto, leggermente. Ok, metto questa matita di Mesauda, mo è quasi finita, e la uso come contorno delle labbra. Vado un attimo a togliere il lip gloss, il lip balm. Tempero la matita perché non è temperata. Temperino. Temperiamo. La matita deve essere sempre molto temperata. E brodo. Eccola qua. Io, come vi ho detto la volta scorsa, nella parte inferiore devo stare un po' più bassa, perché altrimenti ho una parte poco pigmentata. Ecco, e poi voglio andare a mettere la matita un po' anche all'interno delle labbra, così, e così, e poi vado a mettere il gloss di Astra, soprattutto al centro.
Questo è il trucco finale. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere quali fra questi prodotti vi è piaciuto di più. Se vi piace questo trucco, naturalmente. Io adesso vi mando un bacio enorme, un sorriso grandissimo. Vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare la campanella perché ci sono sorprese e lo saprete presto. E noi ci vediamo al prossimo video. Vi mando un bacio enorme, un sorriso grandissimo. Ci vediamo al prossimo video. Oggi niente trucco da vicino perché ho dovuto registrare di sera che facevano i lavori da casa mia. Quindi mi dispiace. Ecco, i lavori non sarei riuscita a registrare perché facevano veramente tanto casino. Quindi mi dispiace, ma vi mando un bacio enorme, un sorriso enorme. Se riesco, mi faccio una foto e ve la lascio alla fine del video.